Benvenuti in un nuovo video. Era da tantissimo che non facevo un video di questo genere, infatti non so dove devo guardare. Come vi detto dal titolo, oggi faremo insieme i miei follower controllano cosa devo mangiare. È una tipologia di video che a me piace tantissimo e quindi ho deciso di farla. Infatti alle mie spalle vedete la cucina, perché oggi tutta la nostra giornata si orienterà qui, e quindi io inizierei subito perché ho famissima. Allora, ieri vi ho lasciato un sondaggio se volevate questo video e guardate un po' qui. Poi vi ho chiesto due cose, ma iniziamo con la prima. Iniziamo con la colazione, che è il passo fondamentale della giornata. Io se non faccio colazione non mi sveglio. Non mi sveglio, è peggio del caffè. Comunque, quindi vi faccio vedere cosa avete votato tra porridge e gallette marmellata. Eh sì, ebbene sì, avete votato porridge, quindi andiamo insieme, spostiamoci lì in cucina e andiamo con il porridge. Anzi, andiamo a preparare il porridge. Voglio aprire una parentesi. Allora, io dalla prima ricetta del porridge è stata comunque revisionata, mi piace ogni tanto cambiare, sperimentare cose nuove, quindi vedete una nuova ricetta e questa qui è la ricetta base che non cambierò più, perché comunque così mi piace, quindi continuerò a farla così. E anche con il procedimento è tutto. Se notate il nuovo taglio, sì, li ho tagliati tutti, spero che vi piacciono. E noi andiamo a preparare il porridge perché ho fame, fame, fame. Io spero che qualcosina qui si vede, perché le luci non è nelle migliori, perché la mia casa non è tanto illuminata, quindi spero che si veda. Infatti forse mi metterò così, ma va bene, l'importante è che vedete gli ingredienti e tutto. Allora, inizio con i fiocchi d'avena, questi qui della Prozis. Qui ho la mia bilancia con il pentolino, perché io senza bilancia non vivo. E quindi inizio. 30 grammi di fiocchi di avena. Perfetto, quindi i nostri 30 grammi di fiocchi di avena sono andati. Poi prendo questi qui, per chi segue mi svolta la spesa le conosce già, sono i fiocchi di farro. Vado ad aggiungere 20 grammi, 15 grammi. Poi vengo le dose, in base ai vostri macro vi regolate. Io ho usato 20 grammi di fiocchi di farro e poi vado ad aggiungere 10 grammi di semini di chia, che io ne aggiungo sempre 11. Ok, poi dopo che tutti i nostri ingredienti sono pronti, mescolare tutti gli ingredienti secchi. Ok, e poi aggiungo questa bevanda alla soia. Però questa qua è una bevanda alla soia a cacao 100% vegetale, io mi ci trovo da Dio. E questa qui è marchio Fior di Natura, per chi segue i miei svuota la spesa li conosce, quindi aggiungo 150 grammi, 150 ml. Ok, latte andato. Però essendo che 150 ml per questa quantità è troppo poca, io aggiungo anche l'acqua, un 50-70 grammi, su così ad occhio, va benissimo. Poi mescolo tutto, non a mod animale, grazie. Mescolo tutto. Sarà il nostro topping, una banana, cioccolato fondente e questo qua che è il burro d'arachidi della Prozis. Questo qua c'è anche l'uvetta, cioccolato bianco, fenomenale. E quindi adesso aspetto che il porridge è pronto e poi iniziamo con il topping. Eccoci qui arrivati con il topping, porridge è pronto.
Quando vedete questa consistenza, così, cremosa, che si è addensato bene, 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 è pronto. Io di solito, ma neanche 5 minuti, lo faccio stare perché bene o male, cioè subito cuoce, quindi molto easy. Accendiamo la bilancia, bilancia forever. Sì, scusatemi se sentite qualche rumore sottofondo, è che sto vicino al balcone, quindi è normale. Quindi io oggi non ce la faccio. Vado a versare il composto. Le pentole vanno pulite bene, mi dispiace. Ecco fatto. Poi vado a prendere un pezzettino del mio cioccolato Lindt. Di solito ogni quadratino sono 10 grammi. Vado a posizionarlo in centro. Che bellino! Sì, dopo vi faccio vedere, se non vi preoccupate. E poi vado a tagliare una banana. E adesso burro d'arachidi, cioè io la mattina non può mancare, cioè guardate, ci sono, io spero che si veda, eccolo qui, guardate i pezzettini di uvetta, adoro. Mi dispiace. Allora, vediamo. Tanto io se fa schifo ve lo dico. A parte che non fa schifo perché tutta, questa è sempre la mia colazione. Cioè, guardate qua. Mamma mia. Accennavo prima, c'è il secondo sondaggio. Questo secondo sondaggio riguarda il pre-workout, perché essendo che vado a scuola, dopo scuola andrò in palestra, quindi un'ora e mezza prima dell'allenamento farò il mio pre-workout. E vi ho chiesto tra Big pancake proteico e gallette pro shaker di proteine in polvere, e voi avete risposto a pancake, si sapeva. Quindi adesso andiamo a fare il nostro big pancake. Mi sono dimenticata di dirvi, la ricetta la conoscete già, anche il procedimento, quindi adesso vi farò vedere solo gli ingredienti, perché comunque sul mio canale è registrata la ricetta del big pancake. Eccoci qua, ci serviranno 150 ml di albume d'uovo. Questa farina qui è buonissima, e questa qua è della Prodis Oatmeal più Whey Protein Chocolate Brownie, è fenomenale. Poi bicarbonato, limone per la lievitazione, poi aggiungerò anche 10 grammi di questi pistacchi biologici, messi qui in questo vasetto perché li ho tagliati e quindi ce li aggiungerò.
viaggio della giornata e vi ho fatto una richiesta che secondo me dalla giornata è stata la richiesta più importante, perché senza di questa cosa non si inizia la giornata, e vi ho chiesto ecco il caffèuccio. Eccolo. No, senza caffè non si può stare. Ed eccoci arrivati al pranzo. Non ripeto sempre le regole perché ce lo sapete. Ho fatto un sondaggio su Instagram e ho messo due opzioni come sempre. Si legge la parola sempre, è sempre così. Comunque, ho messo un sondaggio su Instagram e vediamo un po' cosa avete scelto, cosa papperò per pranzo e anche post workout. Ho scelto carne bovina e carne di bovino e insalata, e quindi benissimo, ottimo, eccellente, ottima scelta. E vi volevo dire scusatemi le condizioni, perché sono fatto 2 ore di palestra, sono arrivata a casa, doccia, e adesso tengo fame, una fame da lupilla. Già ho preparato tutto, la tovaglietta, acqua, che non può mai mancare, quindi adesso andiamo a cucinare, andiamo a pappare. Ok, spero che si vede qualcosa pure, luminosità, non ci fate caso, la mia condizione è obbrobosamente obbrobosa. Sì, perché nei miei video, come ben sapete, di capelli legati, sempre. Prima di iniziare a mangiare, sì, questa carne c'è un po' girata, però io non l'ho mai davvero. E un'altra cosa, i primi condimenti, la carne si fa male, quindi prima partendo da questo, ogni volta la carne lo sta facendo, anche per cambiare il condimento. Minuti fa ho pubblicato il penultimo sondaggio, dico penultimo sondaggio perché siamo arrivati già alla cena, poi farò anche un pre-nanna perché da come avete visto non ho fatto merenda, perché mangiando, facendo pranzo, post workout alle 4 e passa di pomeriggio non avevo fame, e quindi ho deciso di fare comunque anche un pre-nanna che ci sta sempre anche se faccio la merenda, e quindi vi ho fatto un sondaggio e vi faccio vedere le due opzioni anche cosa è stato scelto. Come avete ben visto, sta vincendo i nuggets, essendo che sono comunque 15 minuti, stanno vincendo di tanto i nuggets rispetto ai burger di spinaci. Stasera vado per adoro. Comunque scusatemi le condizioni, ma fa caldissimo e passatemi i capelli legati, mi dispiace, mi dovete subire così. Comunque andiamo a papparceli.
Eccoci qua con l'ultimo sondaggio della giornata. Mi dispiace tantissimo che questa giornata è finita perché mi sono davvero divertita tantissimo a chiedervi tutto, perché di solito uno sta sempre indeciso su cosa scegliere invece che un altro. Poi io cambio spesso idea sul cibo, dico ok, oggi mangio questo, poi mangio sempre un'altra cosa, quindi mi piace tantissimo questa tipologia, però dopo finiamo di parlare e dire tutto quello che devo dire. Adesso parliamo un po' dei sondaggi. Vi ho fatto un sondaggio perché, come sapete, il pre-nanna per me è d'obbligo. Chi mi segue su Instagram lo sa. E quindi ho fatto due opzioni. Cosa avrete scelto? Boh, andiamo a vederlo insieme. Ebbene sì, si sapeva che avreste scelto il fit tiramisù, quindi andiamo subito agli ingredienti. Questi sono tutti i nostri ingredienti per il fit tiramisù. Voi già l'avete visto perché io questa tipologia l'ho fatta già sul canale, proprio una video ricetta proprio dedicata al fit tiramisù, però era con le fette biscottate. Invece, quindi gli ingredienti saranno yogurt colato greco, poi questo qui con uno sciroppo d'acero, Meil Sciroppo Zero di Prozis, bevanda alla soia, cacao, poi cacao amaro, gallette, acqua per fare la cremina di cacao, poi dopo vedrete tutto, poi granelle di nocciola, se non ci fate caso qui che è il dolcificante mio di Prozis che perde, e poi qui che abbiamo, vabbè, un bicchierino per fare le nostre miscele, cucchiaini, bilancia, io inizio. Sono comunque le 10 di sera, se andavo a metterci il caffè. Poi questo qua se lo fate il giorno prima, per il giorno dopo, una goduria. Perché stando nel frigo, top, veramente. Allora vado ad aggiungerci lo yogurt. E vado a stendere il tutto. Questo yogurt è molto denso, infatti, come vedete, è proprio denso. Ma vabbè. Eccolo qui, oh. Adesso lo andiamo a ricoprire con la nostra cremina di cacao. Alla fine ho utilizzato queste gallette perché comunque usato solo 4 gallette, quindi top. Questo qua, yogurt greco, tipo quello della Pathos Land, è molto più liquido rispetto a questo qua. Questo qua è proprio denso e quindi ci voleva un bel po' per stenderlo, però questo tenevo e questo ho utilizzato. Quel bicchierino del cacao, della bevanda al cacao, vado ad aggiungere 12 grammi di questo qui, il cacao in polvere amaro della Perugina. Questo qui, allora devo essere sincera, non mi piace sui pancake, però io questo qui lo uso proprio per dolcificare il cacao. Thank you.
E adesso l'assaggio ci sta. Cioè, sembra un profiterol. Strabuono. Alla fine galletta e yogurt, però. Cioè, troppo bella, voi sicuramente l'avete visto già perché ho fatto una cosa molto carina per voi. Buono. Ripeto, questo se stava in frigo pure per una notte, pure per 2 o 3 ore, mamma mia, spettacolare, se mo così è spettacolare, non immagino stando in frigo com'era. Io spero che questo video vi sia piaciuto, a me è piaciuto tantissimo, quindi se questa tipologia di video vi è piaciuta lasciate un pollice in su, così ne farò altre anche. Vorrei fare anche quell'altra là che voi scegliete cosa devo fare, decidete voi, proprio la giornata, non solo riguardante l'alimentazione. Vedete sempre tutto con un commento, un like, quello che volete, sapete che io rispondo a tutti e mi fa piacere. Quindi, mi raccomando, seguitemi su Instagram perché altrimenti come rispondete ai sondaggi? Io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!